Marco Migliorini è il flop della settimana. Il difensore biancoverde nelle ultime uscite non ha mostrato la sua forma migliore, al pari certamente del resto della difesa, che continua a fare brutte figure soprattutto sui calci da fermo. Dal gol incassato contro il Cesena al 96esimo fino alla batosta di Venezia, il leitmotiv sembra essere sempre lo stesso. La squadra nel reparto arretrato è disattenta e soprattutto nei minuti finali dimostra di non riuscire a sostenere le spinte degli avversari. Il gigante biancoverde in particolare è finito sul banco degli imputati, motivo per cui in settimana Walter Novellino ha messo i suoi al lavoro su tecnica e tattica difensiva. Sedute quasi da scuola calcio al Partenio Lombardi, segno che il reparto può e deve dare di più. Di Migliorini pensiamo che col suo 1,90 m ed oltre dovrebbe imporsi maggiormente a livello fisico. Prendere gol su calci da fermo ci sembra quanto mai paradossale. Top della settimana ex aequo ad Asensio e Gavazzi. Il primo, nonostante la giovane età, si carica sulle spalle il peso dell'attacco e ci prova in ogni modo a scardinare le difese avversarie in assenza di due mostri sacri come Castaldo ed Ardemagni, dei quali evidentemente ruba i segreti in allenamento. L'unico lampo di luce nel buio di Venezia è suo. Atteggiamento estremamente positivo anche in settimana, quando si fa fatica a star dietro ai suoi continui movimenti. Non è ancora totalmente maturo, ma è certamente sulla buona strada, la stessa che finalmente pare aver imboccato Davide Gavazzi. Il centrocampista sfortunato, a furia di girare e rigirare intorno al campo, è tornato alla corte di Novellino. Le sue capacità tecniche sono sempre state fuori discussione ed ora che è tornato a servire assist, vedi gol di Asensio, ce lo sta confermando. Speriamo ritrovi anche la continuità e, perché no, anche il gol. Il tiro dalla distanza è uno dei marchi di fabbrica che siamo ansiosi di rivedere.